risposta breve. Io penso che il primo cittadino rispetterò le leggi delle nostre leggi. Quindi mi assumerò la responsabilità di tutelare la salute secondo le mie competenze e possibilmente anche un filo oltre. Questo secondo me è l'impegno chiaro. Basta. Le tue competenze non bastano. Come ha detto la mamma, siamo stanchi, siamo genitori preoccupati, signor Diretta, signor Russo, se non l'avete capito stasera, che bisogna spegnerlo, perché questi bambini, le future generazioni, saranno interessati, e ora che ci date il dare, dovete allargare con i menti, che è stato un imbroglio per la città, è un massacro. Allora, ci arriviamo o no al bulbo? Dovete essere intelligenti, dovete essere oltre. Se non avete la cultura, dovete ascoltare, dovete interessarvi, come abbiamo fatto noi genitori in questi anni. E ora che ci piantate lì di dire non conosco il problema, è il problema più grosso di questa città, di questa provincia. Per gli interessi economici di partiti e di compagni di merenda, che sappiamo benissimo. Lei non può avere competenza, lei deve ascoltare chi ha competenza e deve essere intelligente, perché il minimo dubbio sulla salute dei nostri figli, sulle future generazioni, dovrebbe chiudere qualsiasi rubinetto in questo senso. Grazie. Ma non si chiude con le, non si chiude con le parole, scuse. Io credo che non si chiude con le parole, si chiude solamente se trovi la strada giusta per poterlo chiudere. Non c'è nessun dubbio, l'abbiamo detto mille volte, faccia male, ma se non trovi la strada per chiudere, non lo puoi chiudere, questa è demagogia. Il si è chiuso due mesi perché si è fatto una strategia giusta, ma in quella strategia non dire lo dovete chiudere, lo dovete fare, ma che dovete fare? Siamo usciti col mal di pancia perché ci hanno detto che se non andava in funzione l'inceneritore facevamo la fine di Napoli. Grazie. Il invito però a dire le proprie parole senza animosità, perché tanto le parole hanno un grande potere ed espresse con molto serenità di una lettura. Grazie. Io non ho mai dimenticato, questo mi sento di dirlo forte, non li ho mai avuti. E se c'è qualcuno che ha votato per un segretario di tutte da parte sottoscritto, quando è stato fermato qualche mese fa, un anno fa. Quindi questo sia chiaro. Allora, non dividere niente con nessuno, parlerete per tutta la vita. A certo punto la gente deve essere messo nella parte del primo Stato. Non ci sono. Perché? Parlare con tutti. Tutti ho ascoltato, tutti. Ho votato di sicuro per te in questo periodo, compreso chiunque, compreso CGR per più volte. E c'è la più la cosa spiegata, non c'è per prendere tre voti, c'è perché ci credevo, però esiste la competenza, esiste una partecipazione tattica. Allora, il primo cittadino, se è serio, se vuole andare fino in fondo, trova nella competenza della soluzione, che vuol dire rispetto alle leggi e alle parole che vogliono trovare le soluzioni, cerchi. Cerchi, ripeto, cerchi per dare una soluzione definitiva al problema. Io ho detto esattamente quello che ho detto voi, forse mi sono espresso male, ma non è molto distante. Esiste però un'idea